Oggi siamo qui per un'occasione speciale. Si è fatta aspettare tanto questa emozione, ma finalmente è arrivata. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo un lungo periodo di assenza dalla pista di Percenico, oggi siamo tornati al Lignano Circuit per un'altra gara di 7 ore. Questa volta però all'interno del Wild Trophy. Saliamo sul kart per un paio di giri di libere così mi sgranchisco e intanto vi spiego come ho organizzato il tutto. Ieri ha piovuto e ci aspettiamo una pista molto bagnata nella mattina. Luca mi ha detto che è molto scivoloso, quindi usciamo e vediamo com'è. Intanto che esco con calma dalla corsia box avete tutto il tempo per lasciare un like, iscrivervi al canale e se vi va attivare la campanella. Tranquilli, il kart va, avete tutto il tempo del mondo. Fatto? Bravi. Dicevo, oggi siamo qui per la prima tappa del Wild Trophy, un mini campionato di tre gare che si terrà interamente nella pista di Lignano. Tre gare, sì, tutte e tre da 7 ore. La prima a settembre, poi ottobre e novembre. E alla fine del campionato verrà eletto il vincitore, sia per la categoria pro che per la categoria gentleman, quello in cui partecipiamo noi. Noi, Carloni Racing, due equipaggi oggi in pista per la squadra lombarda. Il primo, Carloni 1, composto da Tommaso, Arianna, Mario e Rudy. E il secondo, quello di cui faccio parte io, composto da Martina, Francesco, Luca, Moreno, Robert e me. Numerosi, lo so. Ed è proprio per questo che io farò soltanto tre stint all'interno della gara. Ma questo mi permetterà di raccontare molto meglio tutto il retroscena e gli avvenimenti che sono successi durante la giornata. Bene, ho già parlato troppo. Adesso mancano pochi giri alla fine del mio turno di libere, quindi spingiamo. La pista era davvero scivolosissima e a ogni cambio pilota, pur mantenendo lo stesso kart, si dovevano ririscaldare le gomme. Ho fatto un buon tempo, credo, ma la pista è ancora molto lenta e si sta asciugando. Usciamo e guardiamo le qualifiche. Che ovviamente non ho ripreso. Ci siamo piazzati quinti nella Gentleman, mentre Carloni 1 ha fatto la pole di categoria. Pensavamo di essere più competitivi, ma non ci facciamo abbattere. Adesso dobbiamo stare molto attenti alla partenza, non farci fregare e sfruttare le occasioni. Questa l'ho ripresa. Mirko Pagano ha il peso di una pole sulle spalle, poi c'è Salvare. Attenzione, fischia la direzione gara. Va bene, Pagano, ferma, via, 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 via. Parte la 7 ore del World Challenge Trophy. Adesso l'Alfa, che per un niente procede di proponerlo e Rolando Sidoti. Buona così, Robert. Si è subito messo a caccia del gruppo davanti e ha recuperato un paio di posizioni. Adesso ci troviamo insieme al gruppo di testa della categoria Gentleman. Bene così. Qui un paio di cambi finché non toccherà a me. E lui è l'ultimo, quindi adesso è il mio turno di entrare in pista. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nuts.
Fino ad adesso sta andando molto bene, siamo stati velocissimi nei cambi, molto precisi nel giro d'uscita e molto rapidi nell'adattamento con le condizioni del nuovo kart, segnando sin dal giro d'uscita degli ottimi tempi. Il mio stint purtroppo non è stato molto movimentato dal punto di vista dei sorpassi, ma molto veloce sui tempi. Ho mantenuto una media molto bassa per tutto lo stint, andando in progressione dalla metà verso la fine. Adesso però, dopo più di 20 giri, mi hanno richiamato e quindi è il momento di uscire. Non giravo da un po' a Lignano e mamma mia, non mi ricordavo fosse così provante fisicamente come pista. Avendo molte curve veloci e lunghe, ti costringe a rimanere in tensione sul kart e a faticare con tutto il corpo. In più, appena sceso, ho notato che i miei compagni di squadra avevano in parte male al piede destro, perché, spingendo quasi al 100% del tempo sul gas, essendo una pista molto veloce, sbatte contro il lato del pedale e dopo tot giri inizia a far male. Lamentela inutile a parte, siamo ancora in un'ottima posizione e grazie a una penalità, a una squadra che stava davanti a noi, abbiamo fatto un salto nella classifica. Continuiamo a seguire i compagni di squadra e a guardare i tempi. Tra il primo e il secondo stint è successa una cosa davvero incredibile. Un ragazzo, che quel giorno correva in un'altra squadra, è venuto a salutarci al nostro tavolo e mi ha detto che insieme ai suoi amici quel giorno provava per la prima volta l'esperienza della gara Endurance. Sono stati indecisi per molto tempo se partecipare o no e anche grazie ai miei video, mi ha detto, si sono decisi e si sono buttati in questa avventura. Mi ha riempito veramente tanto di gioia la cosa, perché il solo pensiero di essere riuscito a ispirare anche nel mio piccolo qualcuno è veramente qualcosa di indescrivibile. Credo che sia una delle emozioni più belle che questo mestiere ti può portare a fare. Torniamo alla gara. Stiamo combattendo con Spark Art e Hobby Kart. Ci stiamo giocando la seconda e terza posizione a colpi di soste anticipate e strategie inverse. Adesso sta per toccare a me. Scendiamo in pista e diamo il massimo. Era così che Fabio mi caricava e fidatevi, avere solo la voce del team manager nelle cuffie che ti fa il conto alla rovescia è il modo perfetto per entrare in pista. Adesso mi sono trovato davanti a questo trenino. Questi piloti non vanno affatto piano e posso sfruttarli, però non devo farli scappare all'inizio, perché io entrando dai box sarò molto più lento e più freddo rispetto a loro. Quindi diamo il massimo sin da subito. Dai che li prendiamo. A differenza del primo turno, e ovviamente anche delle prove libere, dove scivolavo dappertutto, questo stint lo sento benissimo il kart, fa esattamente quello che voglio io. E anche già dal giro d'uscita ho segnato un ottimo tempo. Giro dopo giro mi sto avvicinando sempre di più. Ce li ho a tiro, adesso inizierò a sentire la loro scia. Sì! Si scambiano le posizioni al comando, perderanno tempo con questo. Bam, presi. Adesso, vediamo cosa mi dicono dalla radio, se passarli o continuano a stargli dietro. Ma secondo me, potrei anche buttarmi. Ok, dalla radio è via libera, quindi vediamo se sono veramente un buon trenino o un ostacolo. E nel secondo caso, via libera ai sorpassi. Qui lo spingo perché avendo fatto un errore ci avrebbe rallentato e ci ha rallentato lo stesso, quindi mi fa passare. Non riesco a capire se dà un segnale alla radio o mi fa passare. In ogni caso, scia e sul rettilineo gli stiamo davanti.
Bene così. Tutto interno. Appoggio leggermente, super. Passato. Adesso quello davanti. Vediamo se ne ha di più. O se riesco a recuperargli il gap. Dai che ho preso anche lui. Vediamo come esco sulla scia di questo rettilineo. No! Box. Peccato. Era veramente una lepre perfetta. Continuiamo a fare ancora un paio di giri, ma penso non manchi molto al momento in cui mi richiameranno dentro. E infatti, due giri dopo... Ok, box. Questo stint è stato veramente bello, quindi super contento di uscire. È stato uno stint velocissimo. Ho recuperato i due piloti che mi sono trovato davanti all'uscita dai box e li ho usati come tiro per tenere tempi bassissimi durante tutto lo stint. Purtroppo ho fatto solo pochi giri, ma era calcolato. Per seguire un treno favorevole di carta a inizio gara abbiamo fatto molti stint veloci ma allo stesso tempo lunghi. Avendo un numero minimo di soste da rispettare per non incappare in penalità, adesso dobbiamo fare molti stint brevi, intorno ai 10 minuti, che è il tempo minimo di percorrenza in pista, così da raggiungere un buon numero di fermate prima della fine della gara. Stiamo continuando a lottare per la seconda barra terza posizione. Siamo tutti attaccati ai monitor per calcolare il risultato ipotetico, a parità di soste, fare strategie e seguire la situazione, perché il risultato che potrebbe arrivare è veramente qualcosa di grande, ma non diciamolo ad alta voce, un po' per scaramanzia. Ora i miei compagni hanno fatto tutto il giro di soste e tocca nuovamente a me, per l'ultima volta in pista. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. Questo stint è stato il peggiore in assoluto. Non mi trovavo con il kart e non ho segnato degli ottimi tempi. Per fortuna, durando poco, non ho fatto perdere troppo tempo alla squadra. Adesso sono sceso e potrei rilassarmi. Ma è impossibile con gli altri al muretto. Stiamo continuando a seguire i tempi e non c'è un momento per rilassarsi. Stiamo inseguendo il podio e ci stiamo riuscendo. Manca pochissimo alla fine della gara. Adesso entra Francesco per l'ultimo stint. Chiudiamo gli occhi e speriamo che la bandiera arrivi il prima possibile. E proprio come in una storia, è arrivato. Nell'ultimo stint Fra ha trovato un treno perfetto, grazie ai due Red Racing che l'hanno tirato fino alla fine. È stato tutto semplicemente perfetto. Noi abbiamo lavorato come squadra, una squadra coesa, e alla fine ha pagato. Finalmente è arrivato. Si respirava un'aria diversa nel paddock dopo lo sventolio della bandiera. Era tutto più bello. Mentre aspettavamo la premiazione, ho ripensato al me di gennaio, che in una gara amatoriale di 16 partecipanti era riuscito a concludere 15esimo, che adesso, con la squadra che l'ha aiutato a crescere, stava per salire sul podio, per alzare una coppa, che per chiunque sarebbe un semplice pezzo di ferro che quattro fanatici inseguono la domenica pomeriggio, ma che per me valeva tantissimo. Oggi è stato tutto semplicemente perfetto. La squadra, la strategia, la conclusione perfetta di una gara perfetta. Adesso non ci resta che festeggiare e aspettare la prossima gara con una nuova consapevolezza acquisita.